al giardino della pedagogia. Io sono Maria Sara Della Valle, sono una pedagogista ed educatrice. Oggi parliamo del burnout, soprattutto a livello di chi lavora nei servizi educativi, nei servizi sociali, quindi i pedagogisti, gli educatori, gli OSS, gli operatori sociosanitari, gli educatori sociosanitari, i medici, quindi sia a livello appunto di cura, di sostegno e di tutte le professioni di aiuto. Il burnout è un rischio appunto che si può determinare in chi lavora nell'ambito delle professioni appunto di cura, di sostegno della persona e nei servizi sociali. Il burnout è apparso la prima volta nel mondo dello sport nel 1930 per indicare, diciamo, l'incapacità di un atleta dopo diversi successi di ottenere gli stessi risultati oppure di migliorarsi di volta in volta. Il concetto successivamente è stato ripreso dalla psichiatra statunitense Maslach nel 1975, la quale ha utilizzato questo termine per definire una sindrome cui i sintomi si determinano in una patologia comportamentale che riguarda le professioni appunto sociali, le professioni di aiuto e sanitaria, le quali sono implicate appunto nei processi di sostegno e di miglioramento della vita della persona. Maslach e Leiter nel 99, quindi Maslach lo studioso precedente insieme ad un altro, questi due studiosi, ritengono che il burnout è dovuto principalmente dai fattori oggettivi dello stress professionale, e mentre le cause soggettive vengono in secondo piano. Ne consegue però che se non opportunamente trattato, se non opportunamente riconosciuto, questi soggetti cominciano a sviluppare un lento processo di logoramento, di deterioramento o comunque di decadenza psicofisica, che è dovuta appunto alla mancanza di energie e di capacità anche per sostenere e scaricare lo stress appunto accumulato. Infatti il termine burnout in inglese significa bruciarsi. In tali condizioni può anche, diciamo, succedere che queste persone si facciano appunto un carico eccessivo dei problemi delle persone di cui appunto si prendono cura, non riuscendo così più a discernere, quindi a discriminare tra la propria vita personale e la vita lavorativa. Quando l'ambiente di lavoro non riconosce l'aspetto umano, il rischio di burnout aumenta sensibilmente. Il burnout però si differenzia dallo stress lavorativo. In generale viene definita come sindrome di esaurimento emotivo, di depersonalizzazione e di derealizzazione personale che può manifestarsi in tutte quelle professioni educative di sostegno e di cura alla persona, come già vi dicevo. Lo stress invece lavorativo non è di solito così profondo ed approfondito nella persona che lavora all'interno appunto dei servizi di cura e di sostegno alle persone. Inoltre lo stress lavorativo può determinarsi in determinati periodi e quindi essere temporaneo, svilupparsi in determinate appunto situazioni, in determinati periodi, come vi dicevo, a scapito magari di altri periodi in cui non è maggiormente presente. Le persone manifesterebbero tale problematica a causa di difetti del loro carattere, del loro comportamento, della loro personalità, dei loro atteggiamenti o della loro capacità lavorativa. Quindi sono i soggetti veri e propri a rappresentare il problema e la soluzione sta nel lavorare su di loro o nel sostituirli. La velocità e la facilità con cui lo stress professionale porta alla sindrome di burnout dipendono da diversi fattori socioculturali. Sono fondamentalmente tre. L'aumento della domanda dei servizi sociali, quindi l'aumento del carico di lavoro degli operatori sociali, sociosanitari e comunque coloro che si prendono cura dei professionisti. Gli operatori sociali si trovano appunto di fronte a fronteggiare un maggior numero di utenti con dei maggiori problemi.
spesso senza un proporzionamento appunto delle risorse, spesso appunto con delle risorse molto scarse. Il secondo aspetto è la sfiducia da parte degli utenti, i quali appunto vedendo la difficoltà, le scarse risorse dei servizi, spesso appunto hanno un atteggiamento aggressivo, di astio, di violento. Come ultimo aspetto, è legato a una svalutazione sociale del lavoro in se stesso, quindi legato sia non solo all'individuo stesso, quindi a colui che appunto a livello professionale, a livello della carriera, ma a livello proprio anche generale. Quali sono gli strumenti di misurazione? Per misurare il burnout ci sono diverse scale, ma è opportuno ricordare la scala di Maslach, sempre della solita studiosa che vi dicevo all'inizio di questo video. Ella ha ideato un questionario di 22 domande, atto a stabilire se nell'individuo sono attive quelle dinamiche psicofisiche che rientrano appunto nella sindrome di burnout. Ogni domanda il soggetto interessato deve rispondere inserendo un valore da 0 a 6 per indicare l'intensità e la frequenza con cui si verificano queste sensazioni descritte nella domanda stessa. Quindi la sindrome di burnout, o più semplicemente burnout, è in sostanza, per concludere questo video, l'esito patologico di un processo molto stressogeno, legato quindi appunto allo stress lavorativo, che interessa in varia misura tutte le diverse professioni di aiuto, di sostegno, di cura e coloro appunto che lavorano a contatto con dell'utenza particolarmente fragile, particolarmente debole. E quindi coloro che ripetutamente quindi attuano quelle attività che implicano le relazioni interpersonali. Come sottolineano i risultati di alcune osservazioni, di alcune ricerche sull'incidenza del fenomeno su mestieri differenti, la sindrome di burnout colpisce in misura appunto prevalentemente le professioni appunto di cura, come vi dicevo, quindi le professioni di aiuto, dette in inglese helping professions, ma anche coloro che pur avendo degli obiettivi lavorativi differenti rispetto appunto alla cura e all'assistenza, entrano continuamente in contatto con persone che vivono stati di disagio o di sofferenza. Il problema che è stato riscontrato in modo predominante anche in coloro che operano in ambiti sociali, sociosanitari, sanitario, della salute, come i medici, psicologi, assistenti sociali, pedagogisti, counselor, esperti di orientamento al lavoro, fisioterapisti, operatori dell'assistenza sociale sanitaria, infermieri, educatori sanitari e sociopedagogici, ma anche e soprattutto alle agenti delle forze dell'ordine e gli operatori del volontariato. Questo è un po' in sintesi, in conclusione, che cos'è il burnout e chi colpisce il burnout, quali sono appunto le persone che possono essere soggette a questo rischio, a questa sindrome. Io vi ringrazio e al prossimo video.